Festa della Misericordia speciale a Castiglion Fiorentino con la donazione di una nuova ambulanza che entrerà nel circuito dell'emergenza del 118. Una donazione resa possibile dalla collaborazione di Amici per Sempre e dal generoso contributo di Banca Valdichiana. L'ulteriore dimostrazione che oggi solo con l'intervento del privato si possono colmare le carenze dovute ai tagli delle risorse da parte di Stato e Regioni. Con la Misericordia la collaborazione ormai è di vecchia data, già qualche anno fa eravamo qui per la consegna di un altro mezzo, pertanto una grande soddisfazione da parte nostra essere qui presenti in una bella giornata dove tutti i volontari tra le altre cose saranno qui presenti questa mattina, pertanto veramente una Misericordia di Castiglion Fiorentino viva con grande partecipazione di giovani e pertanto per noi è un doppio orgoglio essere qui e aver potuto dare un gran bel contributo per l'acquisto di questa ambulanza del 118, pertanto un arricchimento nei mezzi della Misericordia a servizio di un territorio e non poteva essere la banca non presente quando si parla di servizio al territorio, pertanto veramente oggi grande soddisfazione. Anche perché insomma le banche del territorio fanno questo anche se oggi è sempre più difficile farlo, voi continuate nonostante tutto e questo insomma è un bel segnale. Ma noi ce la mettiamo tutta, i tempi come ha detto lei sono difficili, il mondo bancario sta attraversando un periodo complicato, soprattutto il nostro, siamo in attesa di decisioni anche governative per quanto riguarda la riforma. Io mi auguro e spero veramente vivamente che rimanga sempre quello spirito che ha contraddistinto le banche di credito cooperativo, altrimenti queste iniziative come quella di oggi le vedo sempre più difficili, ma credo che questo sarebbe anche un impoverimento dei nostri territori. E allora speriamo che insomma, si rivedano un po' i piani, no? Anche perché il credito cooperativo da sempre appunto è vicino alle istanze della gente, no? È nato il credito cooperativo con la gente, pertanto è bene che questo movimento che ha dato tanto ai territori in tutto il territorio nazionale rimanga sempre vivo, sempre attento e soprattutto con quella attenzione a queste iniziative che oggi, specialmente nel sociale, sono determinanti, considerando anche tutto quello che a livello di tagli il governo sta apportando alla sanità, all'assistenza e credo veramente che iniziative come quella di oggi devono ridare soprattutto fiducia a un territorio, in questo caso a Castiglion Fiorentino, ma poi alla fine è la storia dei nostri paesi, no? Questa collaborazione, questa sinergia. Noi ce la mettiamo tutta, ce l'abbiamo nel nostro DNA di banca, questa attenzione e questa partecipazione alle iniziative del territorio e speriamo che i risultati che andremo ad ottenere anche in futuro ci consentano sempre questa attenzione, nel caso specifico alla Misericordia, ma un po' a tutte quelle che sono le connotazioni che contraddistinguono sempre un paese, una comunità, un territorio come quello di competenza della nostra banca. Con l'assessore sociale del comune di Castiglion Fiorentino, di questi tempi di tagli alla sanità, insomma, una donazione di un'ambulanza di questo tipo che poi servirà ai bisogni delle persone non è scontato. No, non è scontata, anzi accresce di molto il suo valore, non solo per quello che rappresenta ma anche per quello che c'è dietro, la strada fatta per arrivarci. La nostra Misericordia è una punta di diamante per noi, specialmente in questi tempi di crisi, sostituisce purtroppo spesso l'ente pubblico dove non può arrivare. Di Banca Valdichiana e dell'Associazione Amici per Sempre veramente non saprei più cosa aggiungere perché stanno affermando la loro presenza nel campo sociale in maniera sempre più determinante, quindi noi non possiamo che essere grati e anzi ci stiamo affiancando in un cammino comune insieme anche a Misericordia per vedere di accrescere questo apporto. Abbiamo una progettualità in corso, vediamo di tradurla presto in servizi per la comunità. Una nuova donazione per la Misericordia, un'ambulanza che vi aiuterà, no, nel servire i bisogni primari dei cittadini. Certo, noi ringraziamo molto Banca Valdichiana perché non è facile fare un acquisto di questo genere. Abbiamo avuto una grande sensibilità nella direttrice nostra locale, Lucia Verdi,
che mi ha sostenuto e mi ha dato una spinta particolare a fare questo investimento. Castiglion Fiorentino aveva bisogno di un nuovo mezzo perché il soccorso è importante, non abbiamo l'ospedale qui e quindi raggiungere l'ospedale in emergenza con un'ambulanza nuova è veramente molto importante. Tra l'altro di questi tempi no, non è facile per voi, insomma, leggiamo spesso no, tante difficoltà in generale no, per il mondo delle misericordie, comunque le Croce Rosse eccetera. Certo, non è facile andare avanti in situazioni di questo genere. Io devo dire che oltre alla sensibilità della Banca Valdichiana ho trovato molta sensibilità nella cittadinanza castiglionese, perché altrimenti non avrei fatto una scelta di questo genere insieme al mio consiglio. Abbiamo proprio preso questa decisione per la sensibilità, la vicinanza di quelle che sono le istituzioni castiglionesi. Per questo abbiamo fatto questa scelta. Perché il fronte dell'emergenza insomma, è molto delicato e ci vogliono i mezzi giusti. Le persone giuste. Certo, certo. Tra l'altro noi abbiamo un gruppo di volontari sempre molto aggiornati. All'interno della nostra misericordia abbiamo dei formatori, dei giovani sempre formati, sempre pronti, perché il 118 non è uno scherzo. Non si sa mai cosa andiamo a trovare quando suona quel telefono e quando si parte. A maggior ragione che insieme alla formazione personale abbiamo bisogno di mezzi importanti. Quanti volontari avete? Noi volontari attivi sono oltre 40, iscritti alla misericordia oltre 800, tanto che oggi faremo anche un encomio particolare a quegli iscritti che fanno parte della nostra misericordia da più di 50 anni. Sì, è veramente una giornata importante quella di oggi. Con il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, allora una festa della misericordia particolare questa perché c'è una nuova ambulanza. Sì, un altro bel segnale per la nostra comunità, in un momento di oggettiva crisi un po' da tutte le parti, questa confraternita sono secoli che è attiva, che è in piedi e che diciamo combatte quotidianamente anche contro le difficoltà economiche legate alle risorse disponibili da parte del sistema sanitario, al volontariato e Castiglion Fiorentino ha questa importante tradizione e oggi nonostante tutto possiamo anche celebrare l'arrivo di un nuovo mezzo, insomma una cosa molto positiva per noi. Si può dire che solo con l'aiuto del privato magari si può compensare poi no, le mancanze anche economiche dall'alto, no, da parte dello Stato? Il pubblico, devo dire la verità, ha fatto poco, il comune in primis, il privato è qui a Castiglion Fiorentino è da diverso tempo che sta facendo la sua parte e anche qualcosa di più. Occorre però riequilibrare questi rapporti perché non possono essere solamente i privati da soli a reggere il volontariato. Qui c'è un grido di dolore che è stato elevato da tutte le misericordie anche della Regione Toscana, in primis la Regione che coordina attività e la politica sanitaria, noi dobbiamo riuscire a tenere in vita e farla germogliare questa importante risorsa della società che è appunto il volontariato, che per noi qui a Castiglion Fiorentino è tradotto con un significativo apporto per il sistema di emergenza territoriale 118 e tutti anche servizi che non sono di minore importanza.